Il teatro di San Carlo di Napoli in origine era azzurro e argento. Oggi ormai siamo abituati al colore rosso, ma all'origine il teatro di San Carlo vedeva una netta prevalenza del colore azzurro e argento. Le decorazioni erano in argento brunito con riporti in oro e i palchi in azzurro, colore ufficiale della casa borbonica, così come il velario e il sipario. Solo il palco reale era rosso, prima che lo diventasse tutto il teatro, quando i colori autentici furono sostituiti col più comune abbinamento rosso e oro per scelta di Ferdinando II nel 1844. Stendhal, la sera dell'inaugurazione del 12 gennaio 1817, neanche un anno dopo l'incendio che aveva devastato il teatro, ne rimase affascinato. Finalmente il gran giorno, il San Carlo apre i battenti. Grande eccitazione, torrenti di folla, sala abbagliante. La prima impressione è di esser piovuti nel palazzo di un imperatore orientale. Gli occhi sono abbagliati, l'anima rapita. Niente di più fresco ed imponente insieme. L'apertura del San Carlo era uno dei grandi scopi del mio viaggio e, caso unico per me, l'attesa non è stata delusa. Non c'è nulla in tutta Europa che non dico si avvicini a questo teatro, ma ne dia la più pallida idea. Questa sala, ricostruita in 300 giorni, è come un colpo di Stato.